Grazie Presidente, aspettavo anch'io altri interventi da parte della maggioranza e arrivati a questo punto chiedo solo alle forze politiche che hanno fatto di una bandiera il contrasto anche a questo accordo di programma, abbiano la coerenza di votare contro o quantomeno astenersi dalla ratifica e dall'integrazione di questo accordo di programma. L'assessore è stato assolutamente chiaro, ovviamente risponde al sindaco, quindi non concentro gli attacchi su di lei, ma sulla maggioranza che ha la possibilità prima di tutto di cambiare idea, non è vietato. E soprattutto di ricordare e di prendere coscienza di quello che sono stati gli ultimi anni su questa battaglia. Se credete che dalla votazione di oggi non ci siano ripercussioni per quanto riguarda i cittadini, per quanto riguarda la coerenza della Giunta, credo voi vi sbagliate di grande, di grosso. Abbiamo già votato altri piani di intervento integrati che non avreste mai votato nella scorsa legislazione, ce ne sono tanti, quello di Villa Litta che vedrà queste torri di 50 metri a fianco del parco, a ridosso del parco. Un discorso è ratificare come stiamo facendo, un altro discorso ancora è fare di tutto per evitare e non riuscirci. C'è un abisso, ma qui non ci stiamo neanche provando. E chiaro, la delusione non tanto nostra ormai di opere promesse in campagna elettorale, votate ne abbiamo viste tante, ma sicuramente sempre più cittadini non crederanno più nel vostro progetto, anche per le piccole, dalle piccole cose alle grandi cose, come questo accordo di programma che oggi ratificate. Quindi abbiamo ancora qualche minuto, potete iscrivervi ancora per parlare e nel caso condannare per quanto potete questo intervento e dire se è vero di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Grazie. Grazie. La parola...